tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui sui Pokémon. Allora, sono andato un po' avanti nella storia, non tantissimo, leggermente, e siamo arrivati, come vedete dall'indicazione, percorso 208, Cuoripoli, quindi nella prossima zona, diciamo. Entriamo, vediamo se qui ci dicono qualcosa. Quanto sento nominare Cuoripoli, non posso non pensare alle gare Pokémon. Ci scriverò il mio caro Pokémon. Va bene. Vediamo lei cosa dice. E vieni qua. Cuoripoli è un gran bel posto. Ogni anno viene eletto luogo più gettonato nella regione di Sinnoh. Ok. Niente di che, entriamo. Ok. Siamo a Cuoripoli. Che succede? Chi è? Oh, grazie al cielo sei qui! Se non fosse stato per te, chissà dove sarebbe arrivato il mio Buneari? Baby Buneari, torna nella tua Pokéball, forza! Sono Ileana, sono un giudice di gara Pokémon. Fai un salto all'arena delle virtù, così potrò ringraziarti come si deve. Ok, quindi devo andare all'arena delle virtù. Però prima vorrei vedere se c'è un centro Pokémon. Perché Starridge non è... Cioè Staravia non è proprio al top della forma, eh. Un centro Pokémon, vedo il negozio però... Eccolo qua. Allora, quella lì mi aveva detto, non mi ricordo in che arena andare. Però io qua vedo che c'è la palestra, non posso entrarci e sfidare già la capopalestra. Vediamo questo tizio che mi dice. Ehi là, come va allenatore? Dato che sei qui, immagino che tu voglia sfidare il capopalestra. Beh, non vorrei rovinarti la sorpresa, ma temo che sia impossibile. Ti chiederai perché. La risposta è non è qui. Torna un'altra volta, ok? Ti aspetterò qui. Ah, non c'è, ok. Allora andiamo dove aveva detto quella di incontrarci, che mi ricordo manco più. Forse era qua? Cioè, forse qua? Arena della virtù Pokémon, sì. Chi è questa? Oh, excusez-moi. Je suis mortificata. Stai per partecipare a una gara? Buon divertimento, allora. Causalmente Fanny, il capopalestra di Cuoripoli, e tre esperti di gare. E tu ti chiederai, ma come faccio a saperlo? Beh, Fanny, c'est moi. Potresti sfidarmi, ma che è, francese mezzo russo? Ma non è il momento, devi diventare molto più forte. Solo allora potrai sfidarmi. Ah, quindi... E lei la capopalestra, ma dice, devo diventare più forte. Vediamo, va, proseguiamo con la storia. Oh, ecco il mio mito. Ah, c'è pure mia mamma. Ciao, JD. Aspetta, no, davvero? Olga è tua madre? Quindi potresti essere una star delle gare? Oh, questo non lo so. Non ho mai parlato di gare con JD Gamer. Ma mi sorprende che voi due vi conosciate. Ah, sì, è vero. Devo ringraziarti per prima. Ecco, prendi questo accessorio. Che mi ha dato? È tenuto lustro polverde. Allora, lo metto nella scatola chic. Metti quell'accessorio sul tuo Pokémon prima di una gara. Gli darà un tocco di eleganza e raffinatezza in più. Io sono un giudice di gara. Se vuoi fare un'esperienza nuova, vieni da noi. Se non ti senti all'altezza, ti offriamo la possibilità di fare delle prove. Ok, Olga, ci vediamo. Beh, non è che mi interessa tutta questa cosa. Io sono allenatore, voglio le medaglie. Ti sorprende vedermi, JD Gamer? Mi annoiavo e quindi sono venuta a Cuoripoli per una vacanza. Anch'io sono sorpresa di vederti qui, tesoro mio. Ma vuoi davvero partecipare alle gare? Non con quei vestiti, spero. Se i tuoi Pokémon sono tutti agghindati, tu non puoi vestirti normale. Metti questo per essere più elegante. JD Gamer riceve uno smoking. Sono sicura che ti starà bene, del resto l'ho scelto io. Divertiti alle gare, tesoro. Le gare ti danno un'altra prospettiva del fascino del Pokémon. Per te dovrebbe essere un'esperienza illuminante. Ora devo andare. E scusa, di ora che devo fare? Devo assistere
A ste gare, vediamo qua, partecipare alle gare, ma non vedo, se non ce l'hai potrebbe essere difficile vincere le gare. Ma se hai deciso di partecipare non sarò io a fermarti. Non fa male fare un po' di pratica al banco qui a destra. Ma io che devo fare? Non penso che me ne freghi qualcosa delle gare. Una gara è divisa in tre parti, moda, danza, recitazione. I partecipanti vengono valutati in queste tre categorie. Vabbè, non credo che... Proviamo a uscire fuori e vedere un po'. Questa chi è? Vediamo. Ci sono così tanti accessori che qui anche andare i Pokémon. Non riesco a... Vabbè, non mi interessa. Non mi interessa. È Peppino. Uffa, mi hai fatto aspettare ancora, JD Gamer. Vediamo quanto siamo diventati forti io e te, vediamolo subito. Ehi, ora sei un allenatore, devi sempre mettere in conto una lotta. Basta lamentele, basta attese, che lo spettacolo abbia inizio. Ah, quindi combatto contro Peppino. Parte la sfida di Peppino allenatore. Quattro Pokémon, io ne ho due in più, perché io ho catturato anche Pachirisu per metterci il taglio, per passare, va, le abilità, le MN, là, come MNT. È praticamente Staravia contro Starly. Vediamo se è efficace. Vai con un attacco d'ala, se no devo cambiare Pokémon. Oh, non me l'aspettavo. One shot. Starly nemico esasso. Staravia riceve 228 punti esperienza. La prossima scelta di Peppino allenatore sarà Ponita. No, io rimango con Staravia per il momento. Continuo a lottare. Ponita. Mandato in campo da Peppino allenatore. Ancora attacco d'ala. Vai, Staravia. È stato abbastanza efficace, però non mi aspettavo. Ah, mi ha tolto pure lui. Staravia è stato scottato. Aia, soffre per la scottatura. Ma Braciere lo fa pure a me con Monferno. Non mi pare faccia questa cosa. Pure io Braciere, forse ci sono due tipi di Braciere o non mi ricordo io. O forse è un'opzione che non accade sempre, il fatto di essere scottati. Aia, questo mi sa che mi riduce Staravia. Soffre per la scottatura. Cavolo. Vabbè, così muore, però dopo devo sostituirlo. Vabbè, dovrebbe essere morto. Ponita nemico esausto. Staravia riceve 651 punti esperienza. Staravia soffre per le scottature. Resisti, Staravia, adesso vai a riposare. Sarà Pimplup. JD Gamer, vuoi cambiare Pokémon? Sì, cambio Pokémon. Vediamo chi potrei utilizzare. Voglio andare di Pika Pika. Vai, Pikachu. Rientra. Vai, Pikachu. Turno di Pimplup mandato in campo da Peppino allenatore. Ah, l'ha evoluto. Primplap, come si chiama. Allora, vai con Tuono Shock, Pikachu. Vediamo che danno gli fa. Anzi, è super efficace e gli toglie così poco. E se fosse sta... è paralizzato. Potrebbe saltare diverse mani. Invece no, Ruggito glielo fa usare. Oh. Che paralizzazione è? Forse con le mosse di tipo attacco, diciamo, va, che fa danni. Forse quello gli blocca. Boh, tuono onda, forse paralizzato, non è detto che sia paralizzato. Ah, questa mossa serve, non conosco al 100%, tuono onda lo paralizzava solo. Oddio, mi sa che meglio sostituirlo.
Io di solito con Buizel faccio danni ai Pokémon tipo granito di roccia, va. Che era l'altro G-Dude? Quindi se schiero in campo granito, tecnicamente con Primplup me lo fa fuori. Proviamo Cirino, dai, vai. Mi gioco il mio primo Pokémon, diciamo il mio Pokémon più forte. E dall'altro è prossimo a livello 24. Azza, è super efficace. È acqua contro fuoco, vediamo se riesco io. Andiamo con Braciere, vediamo un po'. No, lo sapevo, non è molto efficace. No, devo sostituire pure lui. Aia. Oh, ma questo è tosto. Che Pokémon posso usare per farlo crollare? Allora, forse Staravia era buono, però Staravia si può fare la cartellina. Proviamo, vai, proviamo Granito, se al contrario fa danno. Non può agire, benissimo. Grande Pikachu. Allora, proviamo Roccia Tomba. Ma te pareva, oh, ste nuove mosse me le fallisce sempre, come la mossa di Staravia, quella rimonta che era forte. Hanno una precisione proprio di merda. Riproviamo. Dai. Oh. Vediamo, a meno che tolga tanto. Ma che... Ma questo... Velocità di Pimble nemico cala. Non può agire. A meno che è paralizzato, non mi ha fatto danno. Vediamo, collega tutto. Ma di Granito, ma tu fallisci sempre, eh? E che diamine? E lega tutto, mo fallisce. Quello mo fallisce. Vabbè, one shottato qua. È super efficace. Niente, Granito, fatta figura. È chiuso. Cioè, quello è forte, quell'altro è forte, quell'altro è forte. Che devo usare? Buizel pure io. Va, proviamo Buizel. Pokémon d'acqua contro d'acqua. Rientra Onix. Vai Buizel, vediamo se è efficace. Attacco di Buizel cala. Mi ha fatto cadere l'acqua sto maledetto. Pistola acqua. Ma tolgo pochissimo, gli tolgo. Ma quanta difesa c'ha? È vero che mi ha fatto cadere... però con questo già mi fa solo... Infatti, non molto, perché ho scelto il Pokémon d'acqua pure io. Inseguimento che fa? Ma non c'è una cosa che puoi vederle in battaglia, quelle che fa? Proviamo, inseguimento. Va, Buizel usa inseguimento. Cosa gli fa? Ah, un dannettino proprio... Minuscolo, minuscolo. Attacco di Buizel cara. Cara, cala. Proviamo doccia scudo, vediamo. Che mi difende un po'. Perché doccia scudo, immagino, mi alzi... Ah, vabbè, sti cavoli, la potenza del fuoco. Io non me li ricordo purtroppo tutte le mosse. Perché questi sono comunque giochi, sì, sono andato un po' avanti in off camera, però no, non è che ci gioco fuori camera, sai, tipo, che so... Dragon Ball Xeno, questo giocato fuori camera, tipo, va che... E quindi so alla perfezione, però dai, pian piano, proviamo a usare forza. Vediamo... Da niente, qualsiasi... È tosto da buttare giù questo, eh. Però forse è meglio non cambiare, Buizel è la scelta migliore, almeno... A parte che sto avendo culo che è paralizzato, quello è fatto. Ho usato bene Pikachu a paralizzarlo. Se no a quest'ora... Forse un Pokémon... forse Staravia era l'unico che magari poteva fargli qualcosa. Ma se tipo vado in borsa e tipo faccio terapie, faccio super pozione... 50 PS e vado a curare Staravia.
Sarava recuperato 50 PS, poi cedo il turno. Vabbè, ora lo cambio, vediamo Staravia che fa, spero di non far male. Non è molto efficace. Pokémon. Vai Staravia. Ma è ancora bruciato, quello è il fatto. Questo un po' mi fa danni. Allora, speriamo di fare un attacco. Vediamo magari se il Pokémon di tipo... Come si chiama quello che vola? Di tipo volare... Comunque quelli che volano siano efficaci contro quelli d'acqua. Troppa poca cultura ancora dei Pokémon. Mi sono anche un po' bloccato a vederli. Attacco d'ala, vediamo. Ma più o meno come gli altri. Più o meno come gli altri. Forse un pochino in più di Buizel. Sto cazzo di bruciatura. Attacco d'ala. Però in due turni massimo dovrebbe crepare. Oh! Brutto colpo, finalmente. Primplap nemico esausto. Staravia riceve 127 punti esperienza. Granito riceve 127 punti. Almeno hanno beccato tutti i punti esperienza. Cerino sale a livello 24. Bene così. Buizel riceve 127 punti esperienza. Pikachu ne riceve 127 pure lui. Staravia soffre per la scottata. Mi dispiace Staravia, stringi i denti amico mio. La prossima scelta di Peppino allenatore sarà Roselia. Vuoi cambiare Pokémon? Ah, se non mi sbaglio ho capito che Pokémon è, e Staravia, a meno che non è proprio forte, dovrebbe one shotarlo. Livello 20. Non so se c'è il one shot, però dovrei togliere abbastanza. Mi aspettavo tipo così. Mi aspettavo fosse super efficace. Parassiseme. Aia, se me lo paralizza pure. Staravia è pieno di semi. No, mi risucchia la vita sto maledetto. Vabbè, però non... questa scottatura sta rompendo. Devo... Come finisco il duello devo subito portarlo al centro Pokémon. Almeno mi si leva sta bruciatura. Vai, attacco d'ala e finiamolo. Ok, Roselia si fa la cartellina. Sto Primplup mi ha fatto consumare un sacco di tempo. 351 esperienza, sale a livello 25, Staravia, molto bene. Hai avuto la meglio su Peppino allenatore, bene. Che succede? Mi stai forse dicendo che ho perso? Eh sì, vince 2100 euro, bene. Peppino, hai mandato KO la mia squadra un'altra volta. Il mio piano per diventare l'allenatore numero uno è miseramente fallito. No, mi basta solo diventare più forte e continuare a vincere un giorno. Ma certo, la mia prossima sfida sarà alla palestra di Rupe Popoli. E forse dovremo andare anche noi lì. La prossima volta sarò così forte che non sarà divertente lottare con me. Va bene. Adesso noi andiamo al centro Pokémon. Ma dopo di questo potrò andare a sfidarla a capopalestra? Allora, prima andiamo così io concludo il video con la vittoria della medaglia. Allora, vedendo in una guida su internet, perché non conosco il gioco, quindi praticamente mi dice di proseguire, cioè di fare tutta un'altra cosa, quindi di non sfidare la capopalestra. Quindi non so se si farà in seguito, magari chi vedrà questo video potrà dirmelo se invece c'è un altro modo per sfidarla, perché altrimenti non so. Io quindi in off camera vedrò di proseguire un po', perché poi devo arrivare a Rupe Popoli, là l'altra, diciamo, città dove è andato pure Peppino. Quindi non so, voi fatemi sapere magari nei commenti se effettivamente devo andare in un posto qui per sbloccare questa cosa di poter sfidare la capolestra qui, oppure devo proseguire con la storia normale e poi magari si ritornerà qui e si risfiderà la capopalestra. Qui io chiudo qui il video, anche perché lo scontro con Peppino è durato abbastanza, quindi penso che verrà un video almeno di 10 minuti. Iscrivetevi al canale,
Cerchiamo di arrivare ai 400 iscritti, possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!